Grazie, diciamo, ai presenti e in modo particolare lo voglio dire ai sindaci e all'amministrazione comunale di tutto il circondario, in quanto l'abbiamo trovati tutti sempre disponibili e a fianco alla nostra battaglia. In passato ci sono state, diciamo così, delle situazioni che non ci sono piaciute, ma non solo sul fronte dei sindaci ma anche dell'organizzazione di categoria per quanto mi riguarda, nel senso che questo è un problema di tutti, è un problema politico, è un problema che va risolto con la volontà politica e quindi la politica che si trasferisce nell'amministrazione, che si trasferisce a livello di governo e a livello di decisione. Fughi in avanti da parte di organizzazione di categoria o di chiunque altro o da parte dei sindaci, questa è una perdita in partenza. Noi questo ragionamento lo abbiamo fatto e ci siamo riusciti, ci siamo visti in diverse occasioni e accanto a questo abbiamo cercato di non di sensibilizzare ma incominciare a fare un ragionamento molto nei dettagli e molto anche nei particolari che noi viviamo in mezzo alla gente, in mezzo ai problemi, diciamo, specificatamente per quanto riguarda la questione dei consorzi di bonifica con la deputazione. Ebbene, a noi abbiamo pensato tante cose in merito alla deputazione, quello di sensibilizzarli, parlare, fare, dire e arrivare anche ad avere i nominativi nelle sedie, in modo tale chi è assente è visibile, chi è presente si vede ed è là. Non l'abbiamo voluto fare all'ultimo momento, non l'abbiamo voluto fare per evitare polemiche. Noi cerchiamo consenso, come cercano consenso la deputazione, ma attraverso l'operatività, attraverso le cose che si fanno, non solo quelle che si dicono. Quindi noi abbiamo avuto l'assenso di 8-9 deputati, speriamo che vengano. Intanto ringraziamo specificatamente all'onorevole Michele Catanzaro e all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo per essere presente, perché seguire la problematica del territorio, badate bene, non è facile, è difficile, in modo particolare in questo periodo. Significa uno rincorre la problematica, rincorre le persone e con l'incertezza della soluzione dei problemi. Detto questo, il fronte è unitario. Agrinsieme, con tutte le organizzazioni che danno vita ad Agrinsieme, in più Luci, la Feder Agri, va bene, tutte queste diciamo sigle hanno ragionato attorno a un problema che è annoso, un problema che non si può risolvere dall'oggi a domani, un problema che è incancrenito, un problema che non so se volutamente o fino a che punto in maniera cosciente si è portato ad oggi, però un fatto è chiaro: la politica e chi ci ha amministrato a livello regionale dal 95 ad oggi, tutti quelli che si sono succeduti hanno fatto finta che il problema non esisteva, ma non solo sull'ex Agrigento 3 ma su tutti gli 11 consorzi di bonifica a livello siciliano, per cui è mio convincimento che c'era così un'idea vaga o meno vaga o quant'altro di una certa, diciamo, opportunità di consenso politico, non voglio chiamarlo in maniera diversa, e di così opportunità anche di gestire delle risorse anche in maniera lecita, però delle risorse non indifferente. Però un fatto è chiaro: il primo passaggio nel 95-97 non ha dato nessuna soluzione, nel secondo passaggio di qualche anno fa con l'accorpamento dei due consorzi orientale e occidentale non ha dato nessuna soluzione, con l'aggravante che nel 2015 è stata votata una legge, va bene, dove c'era una decurtazione progressiva per azzerare da parte della regione siciliana, va bene, decurtazione che andrà a finire nel 2020, quindi la situazione, se non viene toccata nel 2021, non so l'acqua a quanto la dovremmo pagare. Con un'altra normativa scellerata, io userei anche parole forti, maligna, perfida, e vorrei andare anche oltre, però non ci vado, per un senso di rispetto dell'istituzione e per un senso di rispetto delle persone più o meno, diciamo, che rappresentano le istituzioni, con una legge
che va ad imporre, va bene, il pareggio di bilancio. Eccola che si inventano alla distanza di 5 anni, va bene, la retrodatazione per quanto riguarda la questione della bonifica, perché il costo dell'acqua è stata fatta, diciamo, dal 2012 in poi, per non andare oltre il 2008 in poi, a singhiozzo, un anno sì e un anno no, un anno sì e un anno no. Le organizzazioni erano strumento in mano alla politica, per certi versi non voglio dire contenti di essere strumento, ma quella era la situazione per cui si andava a Palermo, tante baruffe, tante cose, all'ultimo uscivano fuori l'abbattimento dei 4 centesimi, perché si pagava 15 centesimi su 19 e poi c'era tutta una diatriba, che io questo la vado a risparmiare, che portava l'acqua a costo a 23 centesimi. Un anno sì, un anno no, l'ultimo anno nel 2016, va bene, le organizzazioni tutte unitariamente sono riuscite ad avere un altro, un ulteriore abbattimento, anche sulla bonifica di 5 euro ad ettaro, a posto di 85-80, ma ora ci arriviamo. Perché scellerata? Perché praticamente si va ad aumentare con retrodatazione solo in virtù del pareggio di bilancio, quindi formalmente a livello di legge chi ha questa responsabilità lo fa, ma la politica dov'è? Ecco perché noi diciamo che è un impegno, è un fatto prettamente politico e amministrativo. Ebbene, aumentano dalle 2013 alle 2017, c'è un aumento del 325%. Non tutti gli anni sono deliberate, ad esempio 18-19, forse il 2017 non mi ricordo bene, non ci sono delibere, però il dato di fatto è questo, dati che escono fuori dai consorzi di bonifica. Ebbene, dire che l'aumento è del 325% e dire niente, dice, ma che significa, di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando che la bonifica di 629.000 euro passano a 2.673.000. Una bonifica aumentata nella sua totalità fino al 2019, se non ci sono ulteriori aumenti, perché qualche voce che a qualcuno dice più o meno a proposito che addirittura la vorrebbero passare a 100 euro, di 16.928.000 euro. Alla vecchia maniera sarebbero state 4.400.000 euro, quindi i numeri a volte fanno capire, no? Il ragionamento, le parole che noi portiamo avanti e che noi facciamo fanno capire di che cosa stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando. E io non voglio fare nemmeno un ragionamento sulle avversità atmosferiche che si sono succedute anno per anno, perché purtroppo i nostri agricoltori e le nostre aziende, chi ha la possibilità di entrare, sono il 2-3%. Un dato, 2016, 356 domande alla condotta agraria di Sciacca, più Bivona, più Ribera, erano circa 900 domande, 850-900 domande. C'è qualcuno che per l'anno 2016 l'alluvione ha riscosso qualcosa? Né qua in sala né fuori, perché la normativa è quella che è, quindi non ci dobbiamo pavoneggiare dicendo l'avversità eccetera, la delimitazione e quant'altro, no, si deve incidere in maniera diversa e la politica deve dare queste risposte. Non la faccio questa discussione, non faccio questa discussione perché ci porterebbe molto molto lontano, ma l'ho portata, tirata fuori per esempio, nel senso che il mondo agricolo, non voglio dire usare il termine grida vendetta, ma ha ragione da vendere. Quali sono le cose, gli istituti preposti per il mondo agricolo e un'agricoltura moderna che va, che deve guardare avanti e che sicuramente deve guardare avanti obbligatoriamente nell'interesse di tutti, che funzionano? L'ESA funziona? I consorzi di bonifica funzionano? L'IRSEA, c'è qualcuno che sa cos'è? L'ispettorato dell'agricoltura nel suo complesso funziona? Le sezioni operative li stanno riducendo al lumicino? Va bene, associazione al lavoratore funziona? Istituto Vite e Vino e Olio funziona? Ditemi se c'è una qualcosa che veramente, quotidianamente lavora ed è proposta con tutte le difficoltà e i disagi che ci sono. Ebbene, io a Michele Catanzaro, che è amico mio, in questo periodo io ho detto, Michè, uno che vive il territorio deve vivere in mezzo alla gente, deve vivere in mezzo alla problematica, anche se magari possono essere cose stupide, ma messe assieme poi diventano una qualcosa di importante. Solo così
si capisce di cosa parliamo e quando noi, io e la voce mia e la voce di Agri insieme, parliamo e affrontiamo queste cose, partono da questa difficoltà e da questa ingiustizia. Non voglio usare termini forti, va bene, però è questo il dato di fatto. Ora noi ci troviamo in mezzo a un problema enorme, e il problema enorme che ci troviamo è questo: a noi consorzio di bonifica serve, ma serve in una maniera indescrivibile. Voi immaginate l'agricoltura del Riberese, quando dico Riberese, fino ad arrivare ai confini con la provincia di Palermo, o Sciacca con Menfi, fino ad arrivare a Castelvetrano a sollevamento, perché nelle ex consorzio di Agricento 3 entrano pure Castelvetrano e Partanna, più Castelvetrano che Partanna. Voi potete immaginare di fare le cose che stiamo facendo, che state facendo, con tutte le difficoltà che ci sono senza il consorzio di bonifica? Noi non abbiamo niente contro noi stessi, perché il consorzio di bonifica formalmente è nostro, sostanzialmente è stato gestito, va bene, dalla regione siciliana. Prima è uno spartito, la legge 45 del 95 ha messo un muro di gomma, va bene, da quel muro di gomma ad oggi che colpa hanno gli agricoltori? Che colpa hanno? Questo è un consorzio, è un'area che paga. E quando Cracolici ad Agrigento, in una delle tante riunioni ufficiali dal prefetto, ebbe a dire che la capacità di riscossione degli 11 consorzi di bonifica in Sicilia, dell'accertato, non del ruolo emesso, perché da poco si perdono, picciotte me, è del 17,5%, ci siamo guardati in faccia, ma allora che pagavano le sole? Allora c'è gente che non paga, ed è vero che c'è gente che non paga, noi l'abbiamo appurato. In un incontro, certo, senza le prove in tasca, ma discussione di chi paga l'acqua in un modo, di chi la paga in un altro modo, di chi paga la bonifica in un modo, di chi non la paga in un altro modo. Però, ritornando al discorso di prima, ritornando all'esigenza che ha quella struttura a fare il bilancio in pareggio, a pareggiare, e allora ad un cala ad un scinno non le voci, questa è la verità. E allora hanno messo tra l'aumento dell'acqua a 23 centesimi con il singhiozzo che dicevo poco fa e la bonifica a circa 27 milioni di euro, cioè i consorziati dell'ex Agrigento 3 debbono andare a pagare fino al 2019, compreso 1.200.000 euro di morosi che questi debbono pagare obbligatoriamente, va bene, sono circa 27 milioni di euro. Ma di che cosa stiamo parlando? Come si chiedono 27 milioni di euro, diciamo, a questo? Detto questo, io scusate se vado, sto andando così, 5 minuti massimo e finisco, perché deve essere così, dobbiamo cercare di confrontarci su tutto. Noi potremmo continuare a dire tante cose, ma in una battuta dico una cosa: non voglio continuare a dire quello che dovevano essere o doveva essere il consorzio di bonifica e non lo è stato, è quello che è nelle gestioni e in quant'altro. Io non dico questo, a noi serve e vogliamo guardare avanti, non è questo il momento per affrontare, diciamo, un po' questi aspetti e queste cose. Noi sulle sedi abbiamo messo, diciamo, il minimo di discussione e di confronto. Noi ripartiamo, Michele. Ripartiamo, e c'era anche Margherita La Rocca, siamo paesani e mica la chiamo Margherita La Rocca, per me è Margherita La Rocca, nel senso, in maniera spontanea. E ripartiamo noi dai lavori della terza commissione. Ci sono degli emendamenti, un paio di emendamenti che potevano essere utilizzati rispetto ad alcune voci o altre voci ancora. E io ritorno su una mia idea: se la politica, chi ci governa, ha ragione, stiamo attenti, ha ragione, ha bisogno di tempo per capire come intervenire, ci vogliono fare radiografie eccetera eccetera, e siccome c'è il segreto professionale tipo un medico, va bene, a me non interessa quello che la politica a livello governativo va a fare, va a trovare nei termini più o meno, non mi interessa, non lo voglio sapere. Però da quella discussione deve nascere un taglio netto, costruire la fine dell'altro muro di gomma e vedere quello che si può fare dopo quell'altro muro di gomma. C'è una legge 45 che prevede anche la democratizzazione dei consorzi di bonifica, gli strumenti anche legislativi ci sono,
Ma poi deve riflettere un'altra cosa sulla politica. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che la bonifica, i consorzi non sono autorizzati a fare questo ragionamento. Anche nel Trapani 1, nel 2015, credo, anno più anno meno, non voglio sbagliare, hanno caricato, va bene, i morosi dell'utilizzo dell'acqua sulla bonifica. Io ero nella terza commissione, ero presente a quei lavori perché i colleghi di Trapani mi hanno chiesto di essere presente. Ebbene, hanno fatto dei ricorsi e li stanno perdendo, il consorzio di bonifica li sta perdendo. Noi non vogliamo fare aprire un contenzioso con il consorzio di bonifica come quelli che ci sono in itinere, che se uno si mette davanti al computer e scorre tutto quello che è in contenzioso con gli avvocati e con i legali, più sotto me, c'è dei, pare che sono stipendiate di chi di un certo tipo. Quindi noi ripartiamo da quello, Michele, non so i margini che ci sono e le possibilità che ci sono, ma un fatto è chiaro, noi siamo fermi unitariamente alle richieste che noi facciamo. Chiediamo l'abbattimento, allora l'annullamento di tutte diciamo i ruoli, perché per legge si possono, se si fa la legge si può fare questo. L'annullamento dell'articolo 47 del comma 11 della finanziaria del 2015, che ha impostato, diciamo, il meccanismo di intervento da parte della Regione in un certo modo. Va bene, facciamo questo, dopodiché vediamo quello che dobbiamo fare. Noi paghiamo e vogliamo pagare con un criterio anche territoriale rispetto, diciamo, anche agli altri 10 consorzi di bonifica. A me hanno riferito delle cose in altri consorzi che non è nemmeno corretto, e non è quella la discussione che noi vogliamo fare, che veramente c'è da ribrevidire. Addirittura ci si accusa a vicenda fra consorzi e consorzi, fra dipendente e dipendente, c'è un poco di tutto e di più, perché capisce, poco fa c'era qualcuno che diceva: questo è un sistema che può continuare, questo è un sistema che guarda al futuro, questo è un sistema che guarda il bene dell'agricoltura. Io dico no, non è un sistema che guarda avanti. Noi vogliamo, partendo dai consorzi di bonifica, avere un sistema che guardi avanti. Le cose che non funzionano le ho dette per cenne, quindi sostanzialmente era questo che io in ultima analisi volevo precisare, sapendo che noi non abbasseremo la guardia, continueremo a fare la nostra battaglia. Speriamo, è stato chiesto un incontro al Presidente e all'Assessore e al Presidente della Regione e alle organizzazioni Agrinsieme con le altre organizzazioni, un incontro d'urgenza per discutere queste cose e per capire cosa possiamo fare, da dove iniziare. Noi siamo aperti al confronto, al dibattito, e il mondo agricolo, badate bene, noi ne parliamo con questa gente tutti alla pari, con me ne parliamo con le persone dalla mattina alla sera. Hanno bisogno di aiuto per tante cose che sono in contraddizione con un'agricoltura che ci pavoneggiamo che di sviluppo, eccetera eccetera, perché anche il mondo agricolo è in contraddizione, perché il PIL è positivo, è garanzia di occupazione, diciamo, reddituale e occupazionale, però poi ci dimentichiamo le aziende medio piccole, le aziende che sono in sofferenza, perché ci sono un po' tutte le aziende, piccolo per il piccolo e grosso per il grosso. Questo è quello che io volevo dire. I deputati presenti, i sindaci possono intervenire e dire sicuramente la loro. Michele ha avuto più input e più, perché se noi siamo qua e discutiamo determinate cose lo siamo perché Michele, nella qualità di vicepresidente della commissione, va bene, della terza commissione agricoltura, si è fatto avanti, si è impegnato, e in quella commissione c'erano un po' tutti, c'era Margherita La Rocca e c'erano anche altri deputati presenti. Noi abbiamo avuto l'assicurazione di circa 8-9 deputati che venivano anche di fuori provincia, con in testa, che era la cosa a cui io tengo e spero che arrivi, di onorevole Roberto Di Mauro. Dice perché lui è il vicepresidente vicario dell'ARS, quindi che regola alcuni lavori, e componente della commissione bilancio, e in quell'incontro c'era la dottoressa, non mi ricordo come si chiama, sempre della commissione bilancio, in sostituzione, diciamo, un po' del governo, in sostituzione dell'assessore, eccetera eccetera. Quindi la cosa che io sottolineavo era questa, per entrare, diciamo, nel merito.
dopodiché vediamo a chi tocca. Sì, ci ritroviamo qua a distanza di quante settimane? Un mesetto. Un mesetto. A distanza di un mesetto. E ci ritroviamo qua a discutere di quello di cui già abbiamo parlato. Era presente l'assessore regionale a Ramo. E c'era, sì, è venuto anche l'assessore. E in realtà le esigenze che sono state rappresentate rimangono ferme oggi. Quindi io penso che responsabilmente oggi dobbiamo capire cosa fare per poter andare avanti. Per quello che rappresenta l'amministrazione, ma non soltanto l'amministrazione, questa è un'indicazione che è venuta anche dal Consiglio Comunale nella sua interezza, quindi che riguarda tutte le componenti politiche della nostra città, ma che devo dire riguarda tutte le amministrazioni di tutti i comuni del circondario, perché abbiamo avuto modo di incontrarci, di confrontarci e siamo assolutamente tutti sulla stessa linea. È evidente che non possono essere gli agricoltori a ripianare i debiti dei consorzi di bonifica, perché questo è inimmaginabile, peraltro è anche ingiusto, sinceramente ingiusto, perché fin quando il consorzio è autogestito, allora se io faccio i debiti poi me li pago, ma che qualcun altro gestisca e poi ci siano gli agricoltori che debbano ripianare i debiti del consorzio mi pare una cosa veramente, veramente, gravemente ingiusta. Così come è assurdo che dopo si scopra quale sia il costo dell'acqua, dopo si scoprano quali siano i debiti che debbano essere ripianati. Tutto questo non è assolutamente accettabile per un comparto che ha delle difficoltà evidenti, che sono, l'altra volta si diceva delle cose fantastiche della nostra agricoltura, si parlava dei progetti, si sottolineavano le peculiarità del nostro comparto agricolo, evidenziandone anche i lati positivi, però è pur vero che ci sono tantissime difficoltà, in parte legate alle avversità atmosferiche, ma in parte legate anche ad un'organizzazione e ad un valore che viene dato al prodotto che non è certamente compatibile con tutti i sacrifici, con i costi, con tutto quello che ciascuno fa. Quindi tutto questo deve essere sicuramente riassettato. Ci vogliono, secondo me, poi qua ci sono gli onorevoli che in questo possono ovviamente prendere una posizione più chiara, però ci vuole da un lato un'idea immediata per riorganizzare il sistema, per modificare, per riformare il sistema di governance del settore, e dall'altro però un intervento che possa dare ossigeno, ma soprattutto io mi permetto di dire che possa riportare una situazione di equità, perché altrimenti il sistema è talmente iniquo da essere insostenibile da parte degli agricoltori. Per tutto quello che riguarda non solo l'amministrazione, ma io credo tutti quanti, tutte le componenti che attengono agli enti locali, noi siamo pronti a qualunque tipo di azione, anche forte, politicamente forte, per dimostrare vicinanza e per sostenere il comparto dell'agricoltura, che rappresenta una risorsa indispensabile nella nostra realtà, ma credo in tutte le realtà della provincia e non solo della provincia. Tutta la Sicilia vive e sopravvive grazie all'agricoltura. Quindi siamo qua, siamo presenti non soltanto con le parole, ma per tutto quello che, vicini ovviamente alle associazioni e a tutto quello che si vorrà organizzare per poter capire cosa concretamente è possibile fare. Grazie. Grazie al sindaco. E qualche sindaco che ritiene dire qualcosa? Qualche deputato? Sì. Il sindaco di Lucca Sicola. Qua.
Buonasera a tutti, porgo i saluti dell'amministrazione comunale di Luccasicola, ma in qualità di vicepresidente dell'Unione dei Comuni Alto Verdura Gembe, anche dai colleghi di Burgio, Villa Francasicola e Canamonaci che questa sera sono impegnati nelle sedi dei consigli comunali. Ringrazio l'associazione per averci invitato questa sera, come sempre noi siamo presenti. Questa è l'ennesima riunione, ci siamo riuniti, è vero, i colleghi, la collega Di Sciacca, l'assessore Agueri Ribera, gli altri colleghi amministratori, ci siamo riuniti a Luccasicola, a Villa Franca, ci siamo perfino autoconvocati a Palermo nel fine febbraio e ancora ad oggi attendiamo delle risposte. Noi siamo sempre stati e saremo accanto agli agricoltori così come a tutti i cittadini per qualsiasi problematica, in quanto siamo noi sindaci e noi amministratori che siamo a contatto diretto con il territorio, però ad oggi, caro Nino, non possiamo nasconderci dietro un dito, in quanto per risolvere questa problematica è necessario esclusivamente l'intervento del governo regionale. È il governo regionale che deve intervenire e io questa sera sono anche contento e mi rincuora la presenza dei deputati come Michele Catanzaro, l'onorevole Arrocca, che sono sempre presenti sul territorio. Sono loro i nostri interlocutori e soltanto loro ci potranno dire come fare, come muoverci, garantendo sempre la nostra presenza sul territorio e la nostra vicinanza ai nostri concittadini. Grazie. Grazie al sindaco di Luccasicola. Margherita. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Questa è una faccenda che noi ci portiamo dietro da parecchio tempo, per cui cominciando da Ribera, dove ho sempre cercato di essere presente, e arrivo oggi a Sciacca questa sera. Devo dire che nelle riunioni precedenti ho mandato il mio vice sindaco, perché magari, come purtroppo succede, sei oberato dalle mille cose che devi fare. Oggi mi sono occupata fino alle 15 col vostro sindaco di acqua pubblica e di acqua nei nostri comuni, in prefettura, da mezzogiorno alle 15. Poi vai in ospedale per parlare di sanità e cercare di fare aggiustare un po' le cose e dopo ti sposti e senti di nuovo altri guai. Quindi voglio dire, io sono perfettamente d'accordo con la linea che avete seguito. La cosa che mi preoccupa, io lo dico francamente, perché ci sono temi dove non si può parlare né di colore politico, né di maggioranza, né di opposizione, ci sono temi che riguardano tutti quanti. L'agricoltura è uno di questi temi, per cui trovo, non può essere appannaggio di qualcuno di maggioranza o di opposizione. Quello che posso dire oggi è che, come diceva, ricordava il sindaco Valenti, meno di un mese fa qui è venuto l'assessore. Allora noi deputati, io lo dico fuori dai denti, cioè io che cosa posso fare? Posso andare dall'assessore e dire: scusa, la vuoi dare una risposta a sta gente o dobbiamo perdere tempo? Questo gli possiamo dire in più, se proprio la vogliamo mettere in questi termini, in senso di, tra virgolette, potere politico. Perché potere politico, nel momento in cui noi chiediamo di abrogare un articolo, di annullare la finanziaria del 2015, argomento conosciuto, risaputo, affrontato con gli assessori che si sono succeduti, e le cose non cambiano, e io dico: quale sarà il motivo? Il motivo è che siamo allo sfascio, il motivo è che i debiti superano di gran lunga le entrate, e poi chi ne pia è l'anello debole della catena, rimane il povero disgraziato che ogni giorno deve fare fronte a 3.000 problemi. In questo caso sono gli agricoltori. Se parlassimo di un altro tema, l'anello mancante, l'anello debole, chi di quel servizio deve usufruirne? Allora io oggi qua sono venuta intanto per ascoltare. Secondo punto, la commissione, io e Michele abbiamo presentato degli emendamenti a nome nostro, ma se questa, per esempio, in finanziaria non ci arriviamo, il collegato non esiste, ci sono dei problemi, cioè io voglio dire, lo dico a chi ha detto ai lavori e un po' conosce le dinamiche anche dell'aula, oggi il vicepresidente Di Mauro non c'è però qua, quindi voglio dire, lui per esempio è vicepresidente, come prima faceva notare, e quindi ha un'autorevolezza molto di più. A me, se mi parlate
di sanità, oggi vi posso dire, in sanità certe cose le posso, diciamo così, perpetrare, sfondare, farle fare, e se non vanno bene mi venite a cercare. Ma in questo momento io, che non sono per esempio in terza commissione, con Michele mi sono raccordata su questo tema, che cosa posso dire? Vi posso dire, dobbiamo richiamare l'assessore, lo facciamo, possiamo autoconvocarci davanti Palazzo... Chiediamo le dimissioni dell'assessore. Altra cosa, ma infatti quello che oggi io al prefetto gli ho detto, guardi che qua le consegnerò la fascia, e sono capace di farlo per la vicenda acqua pubblica. Ma questo possiamo fare oggi, perché a volte chi pensa che puoi sfondare, puoi fare, puoi risolvere, non è vero. Perché se oggi dopo 4 anni dal 2015, finanziario 2015, noi oggi ci ritroviamo ancora qui a parlare dello stesso problema, degli 8 o dei 9 centesimi, vuol dire che c'è... Perfetto, perfetto. Allora io oggi sono venuta solo ed esclusivamente per sentirmi dire: senta, noi da lei ci aspettiamo che fa una mozione per chiedere le dimissioni dell'assessore. Perfetto, io domani mattina questo posso fare: chiedere le dimissioni dell'assessore. Se nella figura dell'assessore troviamo la soluzione al problema. Perché qua il problema è che si sono avvicendati i governi di qualunque colore, si sono avvicendati gli assessori, ma il problema è rimasto. Quindi a monte ci deve essere una mancanza di liquidità talmente, talmente grossa da non riuscire a fare risolvere il problema. Questo è il fatto, perché se ci fosse la liquidità, qua nessuno oggi troverebbe difficoltà a dire il problema è risolvibile e c'è una via percorribile. Io questo è quello che oggi dico a me stessa e dico al collega, non lo so, se Michele ha altre strategie, seguiamole. Io sono qui, sono a disposizione, ditemi quello che dobbiamo fare. Non mi tiro indietro assolutamente, però la questione è chi li paga tutti questi debiti del consorzio di bonifica? Allora chi li ha fatti? Proprio chi li ha fatti? Chi li ha fatti? Non possono ricadere sugli agricoltori, questo è un dato di fatto. Non possono ricadere sugli agricoltori, questo è il punto. Lo capisco, quindi non possono ricadere, però dite qual è la via. Non lo so, la mancanza di liquidità. Quindi Nino, io questo oggi mi sa, se qui ci determiniamo con una mozione d'ordine su quello che silenzio e garbo, perché siamo qua per ascoltarci a vicenda, per confrontarci, e quando le persone vengono dell'ultima fila fino ad arrivare qua e arrivare alla Romeo Margherita, diciamo a dire grazie, perché vuol dire che dimostrano sensibilità fino a prova contraria. Siccome questa prova contraria non c'è, è così. No, ma poi aggiungo una cosa: è troppo facile ogni volta scaricare la responsabilità su altri. Allora personalmente dico, io ci metto la faccia nel momento in cui oggi con una mozione d'ordine da qui si parte e si dice facciamo questo. Se mi tiro indietro lei mi sputerà nella faccia, ma se non mi tiro indietro non mi posso certo accollare responsabilità che non sono appannaggio di chi vi sta parlando. Quindi su questo dobbiamo essere chiari: nessuno vuole una vittima sacrificale che si chiami agricoltore, perché l'agricoltore si scutta la giornata ogni giorno. Guardi che io vengo dal mondo dell'agricoltura, mio padre stappava la terra, mio suocero a Ribera idem, quindi a me queste cose non me le deve insegnare nessuno. So cosa vuol dire ogni giorno alzarsi per guadagnarsi la fetta di pane e per portare a casa alla famiglia. Quindi su questo non ci sono discussioni. Qua il problema è che ci sono talmente tanti debiti e il governo regionale in qualche modo deve capire come poterli affrontare. Però voi, e lo dico qui ai sindacati, fa parte di questi consorzi di bonifica, a chi conosce tutti gli ingranaggi di una macchina che si è inceppata parecchio tempo fa e per cui nessuno ha fatto nulla, ha permesso che la macchina si fermasse di botto, perché lo sa che cosa mi è successo? Le racconto un episodio mio personale. Qualche giorno fa mi si è fermata una macchina nuova di 2 anni, bene, arrivo e un cammino a chiù, come la Mercedes, una macchina spettacolare, bene, lo sa cosa è successo? Non potevo mettere prima, niente, ferma, bene, i topi si avevano mangiato la centralina elettrica, quindi mi hanno sostituito la centralina. Ci sono dei momenti in cui la cosa succede all'improvviso e non ci puoi fare nulla. Ci sono dei momenti invece in cui l'ingranaggio comincia a non funzionare, tu ti fermi e dici ma che sta succedendo? Questa situazione
è stata individuata parecchio tempo fa, ma non si è fatto nulla, fino a che si arriva a un punto di non ritorno. Il punto di non ritorno oggi lo pagate voi, lo pagano tutti coloro che si trovano a rendere conto di cose di cui non hanno responsabilità. Io sono venuta qui oggi non perché me ne fregava niente che mettevate il nome non c'ero, perché se uno se la gratta allora dice non c'era, se uno lavora dalla mattina alla sera, io stamattina sono in piedi dalle 6 per fare tutto questo, è finito questo, mi piglio la macchina e me ne vai a Palermo per trovarmi pronta domani mattina alle 9:30 nelle sedi opportune. Io non avevo paura della sedia vuota e di essere pubblicata dove mi pare, perché ci ho messo sempre la faccia in questi anni in cui ho deciso di scendere in campo e fare politica. Sono venuta qua per capire, io, deputato di maggioranza, deputato di coalizione, quello che vi pare, cosa posso fare? Fate una mozione d'ordine e io sarò con voi, ma mi dovete dire cosa fare. Fare sempre chiacchiere perse? No. Grazie. Allora, qualche altro degli amministratori? Sì. A quei direbbe l'assessore. Grazie Nino e complimenti per questa manifestazione, quindi, che è abbastanza riuscita, quindi, vista la presenza di pubblico. Io porto i saluti del sindaco Pace, che è impegnato, e dell'amministrazione tutta di Ribera in altre sedi, e sarò brevissimo. Certo che parlare dopo l'intervento accorato dell'onorevole Rocca è un po' difficile, avrei preferito che qualcun altro mi avesse preceduto, però detto questo, ritengo di precisare che ognuno di noi, quando si candida, che possa essere a consigliere comunale o onorevole o europarlamentare, si sa benissimo che si presta a questo tipo di critiche. Siamo il principale avamposto, in questo caso, degli agricoltori, per cui è giusto farci carico delle loro proteste, dei loro problemi e, nostro malgrado, a volte queste problematiche ci vengono poste in maniera non del tutto pacifica, ed è giusto, ritengo, farne proprie e cercare di dare una soluzione quanto più, diciamo, attendibile e verosimile alla problematica. Detto questo, io dico che su questo tema io credo che tutti noi siamo professori universitari, perché non se ne parla stasera, se ne è parlato in diverse sedi, in diversi anni. Non per ultimo noi siamo stati assieme con l'onorevole Catanzaro, con i signori presenti, molti consiglieri comunali, mi diceva bene infatti il sindaco Salvatore Dazio di Lucca Sicola, in quella di Bivona, dove si è affrontata la stessa tematica, ruoli 2013 con già emessi, con a seguire il 2014 e compagnia bella. Quindi è una tematica che sappiamo ormai in lungo e largo, se ne è parlato, se ne è discusso, però di fatto ad oggi non trova nessuna soluzione. E la soluzione è una, non è che ce ne sono tante, riuscire a trovare il finanziamento fra le pieghe del bilancio che possa sanare questa anomalia contabile che dovrebbero pagare i nostri agricoltori. Perché si parla di un importo importante, si parla di un importo di 2.200.000 euro, che in Commissione Attività Produttive mi sembra già ci sia un emendamento, l'abbiamo parlato con l'onorevole Catanzaro, che possa alleviare, se votato, quindi è un collegato alla finanziaria, possa porre fine a questa problematica per quanto riguarda il 2013, perché tutti noi, è chiaro che il 2019 era partito con i migliori auspici, ci eravamo autoconvocati, sindaco Dazio, sarà in maniera forse impropria da un punto di vista istituzionale, però ritengo che siamo stati anche riproverati dal presidente Musumeci, ma ritengo abbia dato e abbia sortito i suoi effetti, senza questa provocazione molto, diciamo, democratica, ha di fatto sancito un primo impegno forte e serio da parte dell'amministrazione Musumeci per quanto riguarda la sistemazione del fiume Verdura, che anche qua è un'altra tematica che interessa tutti quelli che si affacciano su questo, quindi sul bacino del fiume.
E a breve avremo il Genio Civile che presenterà in dentro maggio il progetto per una prima sistemazione degli argini, quindi delle sponde del fiume Verduna, per un importo di 5-20 milioni. Poi a seguire ci saranno altri interventi, ma viviamo alla giornata, che è meglio, evitiamo di programmare, perché chi programma ha 20 anni che programmiamo di queste cose. Io quando ero non avevo nessun ruolo ricoperto, come giustamente e modestamente lo sto ricoprendo adesso, sentivo parlare ancora di acqua, di Dio Castello e di quant'altro, e credo quindi che più anziamo di me mi può sicuramente avallare e difficilmente mi potrà smentire. Quindi questo, diciamo, 2019 era partito sotto i migliori auspici, perché credevamo veramente che fosse l'anno della svolta, l'anno in cui le premesse della vigilia avrebbero portato i nostri agricoltori un po', ecco, avrebbero tolti da questo assedio delle tasse che opprime la nostra gente. Ma di fatto gli episodi, i fatti ci stanno smentendo, e volendo prendere a prestito una frase provocatoria, molto provocatoria, da parte dell'agronomo della parte orientale della nostra Sicilia, in cui dice che l'anno 2019 non verrà ricordato come l'anno della svolta, come l'anno del salasso esattoriale delle cartelle di bonifica. E questa è una provocazione forte che dovrebbe far riflettere chi fa politica, non tanto chi subisce il non fare politica, in questo caso gli agricoltori, perché ritengo che ci siano le condizioni per poter porre fine a questa, diciamo, situazione balorda. Per cui dico, io ritengo, quindi si è parlato di tutto, Nino ha detto, quindi io non ho gli elementi contabili per contrastare quello che è la tua, diciamo, arringa iniziale, perché dico, è stata questa. Di fatto però voglio iniziare da una battuta, da chi è stato un ragazzo in sala, un signore in sala, diceva che siamo tutti complici di questo stato di cose, perché c'è stato uno detto ai sindacati pure, perché tutti, non soltanto la politica, ma anche i sindacati hanno la loro fetta di responsabilità, perché insieme, io sento sulle mie spalle, come tu devi sentire sulle spalle questo tipo di responsabilità, perché è normale spalmarla su tutte. Riforma dei consorsi di bonifica, questa è l'ennesima, io ho sentito parlare ancora di riforma dei consorsi di bonifica, ma è l'ennesima riforma, c'è una riforma in atto del consorzio di bonifica, che rimarrà tale se non viene automaticamente portata a conclusione. Non possiamo noi delegare i nostri agricoltori a risolvere anche questa problematica. C'è un consorzio che non è il nostro nemico, il consorzio siamo noi, perché ricordiamocelo, e non possiamo noi, ecco, andare a puntare il dito contro il consorzio, perché vero è che ha le sue colpe di gestione, vero è che ha le sue colpe di gestione, perché giustamente si potrebbe fare. No, avrei modo di parlare. Non dico. Noi vogliamo. Ascolta. Lasciami finire e capirai che ti sto pregando semplicemente che il consorzio siamo noi. Se ci sono problemi di gestione, è giusto i sindaci, gli assessori, confrontarsi con il direttore, con i dirigenti che ci sono. È anche vero ricordare che il consorzio in queste occasioni, in caso dell'alluvione, tutti quei danni che sono avuti negli ultimi tempi con il lubrifragio, si è attrezzato per andare ad alleviare quelle che sono le sofferenze dei nostri agricoltori, che ricordo nel Riberese, nel Saccenze, ma anche nel Menfitano e nell'altro, che molti di questi non potevano andare in campagna. Le amministrazioni da un lato che sono adoperate, l'ESA dall'altro lato, il consorzio con i mezzi propri e con i propri uomini ha cercato di venire incontro. Ricordiamo anche che se noi oggi qua e in questi anni abbiamo potuto irrigare tranquillamente, lo si deve anche a un ente che si chiama consorzio di bonifica, perché ricordo che ci sono anche presenti in sala persone che non pigliano stipendio a volte per 2-3 mesi e continuano a offrire un servizio. Quindi io ritengo che si deve dire le cose, devono dire tutte. Qui oggi parliamo delle responsabilità che vanno addebitate a noi politici, a me che sono il tassello più basso e più significante, fino ad arrivare quindi agli europarlamentari, perché vero è se noi subiamo anche le scellerate politiche di Bruxelles, andremo ora a votare per i nuovi parlamentari, e che non hanno sicuramente posto l'accento sui dazi doganale, quindi che ha permesso al loro tunisino qua di entrare liberamente, e le arance del Marocco di poter giustamente fare concorrenza senza nessun tipo di soluzione alternativa a quella. Però qua nel nostro piccolo, a livello regionale, con i nostri egregi e pregiati rappresentanti del territorio, sicuramente dobbiamo e possiamo dire la nostra.
Dico, riprendo, l'onorevole giustamente La Rocca diceva che noi, diteci quello che dobbiamo fare. Noi in maniera molto semplice, per come semplice sono io, ha detto l'onorevole che il suocero è agricoltore, mio papà è agricoltore, mio nonno è agricoltore, la mia tradizione dai tempi della pietra faceva l'agricoltura, ma questo non mi preclude di andare a dare io le soluzioni, non è deve essere la gente che ci deve dare soluzioni. Noi siamo stati chiamati per affrontare il problema e per trovare noi le soluzioni. In questo caso noi riteniamo che la soluzione principe debba essere quella giustamente di andare a votare, c'è un collegato alla finanziaria, ci sono 2 milioni e 200 mila euro che sono stati messi in atto in commissione di attività produttive. Ritengo che questa quindi possa essere l'occasione, ripeto, per poter dare finalmente una risposta seria, semplice, concreta a quello che tutti noi ci aspettiamo senza agire le parole. Ma se questo non è possibile, noi sindaci possiamo e siamo in grado di poter anche cercare un'altra soluzione. Se questo non è possibile, potete benissimo, dato che i consorzi sono stati chiamati a dare una mano significativa e significante a quelle che sono state problematiche dell'alluvione, se non riusciamo a dare questa, oppure se riuscite a far votare un emendamento importante e vitale, ripeto, per quanto riguarda il ruolo 2015, si può anche pensare di dare ai consorzi di bonifica sotto forma di finanziamento per l'alluvione un contributo importante, tanto quanto, in modo che possano anche loro stessi riuscire a sgravare con questo contributo i ruoli di cui stiamo parlando. Io mi fermo perché è chiaro, quando si parla di agricoltura io non la finisco più di parlare, però ritengo che dobbiamo essere concreti al di là delle parole, i fatti. Primo fatto, c'è un emendamento finanziare, se non riuscite a farlo ditelo. Secondo, presenteremo noi sindaci una proposta direttamente, diciamo, alternativa, quindi a mala vostra, e poi se ci sarà bisogno, sindaco Lazzo, ci autoconvocheremo, anche se Musumese ci metterà la porta e questa volta non ci farà entrare, sapremo come entrare, perché se non si tasa la porta taseremo dalla finestra. Grazie. Bene, grazie all'assessore Agué. La parola all'avvocato Cortese di Ribera, raccomandando 3 minuti, non voglio essere pignolo, ma deve essere così purtroppo, se no non... No, meno no, meno no. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, io qui stasera sono in duplice veste, sia come rappresentante del Comitato Spontaneo Agricoltore di Ribera, sia come presidente del Dipartimento Agricoltura della Lega. Sono stato nominato il 20 marzo, già dal 20 marzo ad oggi ho ricevuto diverse telefonate sia da parte dei sindacati sia da parte dei comitati spontanei agricoltori e degli agricoltori riuniti. Credetemi, si stanno attualmente in Sicilia formando diversi circoli, sono più di un centinaio, mi può confermare Nino Ciaccio, che chiedono tutti un aiuto. Noi con la Lega ovviamente non siamo presenti nell'esecutivo regionale, ma siamo presenti nell'esecutivo nazionale, e ad oggi dopo una riunione con il commissario Massimiliano Rosselli di Agrigento, commissario della Lega, diamo la disponibilità per costituire un tavolo tecnico ed invitare il ministro per discutere della problematica, ovviamente nel rispetto delle competenze, perché ricordiamoci, il problema del consorzio di bonifica è un problema che è di competenza della regione. Però vogliamo sensibilizzare il ministro, portarlo a conoscenza delle problematiche e vedere se riusciamo a superare questa fase emergenziale e commissariale del consorzio di bonifica. Questo, e dare soltanto questa disponibilità. Grazie. Okay. Grazie. Noi siamo profondamente convinti di una cosa, e lo dico a nome di tutti, che questa battaglia si può vincere, si può scalfire se c'è unità, senza fughi in avanti. Io in questi giorni abbiamo ripetuto e detto che la nostra battaglia è alle porte aperte, o per meglio dire non ci sono porte, anche a livello regionale nei confronti della Coldiretti, che molto probabilmente se si andrà al tavolo tecnico per l'agricoltura sarà presente e quindi farà sicuramente la sua parte. Dopodiché non ci interessano i colori politici in questa battaglia, a noi interessa la politica o la buona politica per risolvere i problemi e recuperare terreno, se ce la facciamo. La parola all'onorevole Michele Catanzaro.
Buonasera a tutti e intanto grazie per l'invito. Stasera devo dire che dopo 3 mesi che facciamo incontri, questa sera sto vedendo una bellissima sala che vede come protagonisti, perché tutti gli interventi che si sono susseguiti dal mio collega Ruvolo a tutti i sindaci che ha parlato prima e che mi ha preceduto, tutti autorevoli. Ovviamente c'è da dire una cosa fondamentale che bisogna non tralasciare, perché noi tocchiamo tutti, però oggi la categoria colpita e la categoria di cui noi parliamo è sempre, perché è l'inizio e la fine, è l'agricoltore. Quindi cosa accade? Che noi mettiamo tutto, la politica, i consorzi, ovviamente c'è sempre un rimbalzo di responsabilità, sindacati, però alla fine noi non possiamo fare una cosa che è di fondamentale importanza, di non dimenticare che purtroppo l'agricoltura e quindi l'agricoltore nell'ultimo quindicennio, ventennio sta vivendo una situazione davvero drammatica. E quando io vado in giro diciamo per i diversi territori, ovviamente chi va in campagna la mattina, perché qua ho ascoltato diciamo un po' tutti, chi va in campagna la mattina poi la sera quando ritorna vuole capire com'è finita, qual è la soluzione, qual è la problematica. Ovviamente a me questa sera mi verrebbe molto semplice fare un intervento da deputato di questa assemblea regionale, perché sono deputato di opposizione e quindi mi verrebbe molto semplice, perché io in questi mesi sto portando avanti anche da vicepresidente delle attività produttive questa battaglia, e mi verrebbe molto semplice come dire, fare l'intervento con molta enfasi, non mi costa nulla, però sapete, io nella mia brevissima esperienza, nella mia brevissima vita, diciamo, mi sono sempre assunto una cosa, che è il senso di responsabilità, che è quello di avere. Non mi piace fare degli interventi soltanto per riscaldare il cuore, ma mi piace entrare nelle problematiche e poi cercare di essere funzionale per arrivare alle soluzioni. Quindi dobbiamo un attimino fare un po', caro Nino, dobbiamo un attimino, diciamo, fare un piccolo flashback nel passato e capire le problematiche di oggi, perché io non vorrei che poi alla fine questa battaglia diventasse una battaglia dove ho ascoltato le responsabilità, sindacati, consorsi di bonifica, agricoltori. Abbiamo capito che per tanti anni c'è stata una amministrazione molto allegra dei consorsi di bonifica, per arrivare ovviamente ad una situazione debitoria di 110 milioni di euro. È chiaro che c'è stata una gestione molto allegra della politica, dei consorsi di bonifica, di tutta una serie di attività, di tanti agricoltori, perché no, anche non nella nostra zona, però lo diceva poco fa bene Nino Ciaccio, che magari hanno dimenticato nel passato di pagare il canone irriguo, perché quando ovviamente un assessore, come poco fa parlava Nino del passato governo, dice che era il 17% degli agricoltori che pagava il canone irriguo, questa cosa è molto preoccupante. Comunque la situazione di oggi è che c'è una situazione dove noi in questi mesi abbiamo fatto le audizioni in commissione attività produttiva con le sigle sindacali, abbiamo fatto i nostri incontri con i sindaci, che ovviamente ognuno ci sta mettendo la faccia, abbiamo ascoltato gli agricoltori, però è chiaro una cosa che è fondamentale. Noi abbiamo preparato diversi emendamenti, ma diversi emendamenti perché poi il problema del canone irriguo in questo preciso istante è un problema che tocca soprattutto, se non vado errato, la provincia di Agrigento, perché poi nelle altre province non è molto diciamo, importante il fenomeno, il problema. Ricordo che l'anno scorso, mi dispiace che la mia collega la Roccarruolo non era qua, però penso che in Sicilia orientale, nella provincia di Ragusa, siccome c'era una situazione problematica
legata al personale del consorzio di bonifica e quindi non poteva partire la stagione irrigua, il governo regionale ha dato più di 1 milione di euro con un emendamento che c'è stato in finanziaria. E quindi questa è una scelta politica dello stesso governo regionale di oggi, quindi il governo Musumeci. Noi oggi, dopo le nostre audizioni, abbiamo prodotto una serie di emendamenti anche firmati da colleghi che non sono presenti, a scanso di equivoci, perché quando ci sono di queste battaglie non esiste il colore politico, esiste soltanto un fatto di territorialità. E io vi devo dire che rispetto a questi emendamenti che noi abbiamo presentato, i deputati presenti nella provincia di Agrigento, perché a me piace dire le cose per come sono, hanno tutti sottoscritto gli emendamenti. Ma il problema non è sottoscrivere gli emendamenti, il problema è un altro. Il problema è che noi siamo da un mese e mezzo fermi con questi emendamenti, perché il governo regionale ci ha detto a noi che c'erano 15 milioni di euro che dovevano servire al collegato. Il collegato sarebbe l'ultima parte di strumento finanziario per poter intervenire su alcuni settori. Mi pare che questo collegato non è mai stato portato in aula. Ci sono stati 3 tentativi da parte di questa maggioranza, non si sono messi d'accordo sul collegato per quello che inserire, e questo collegato ad oggi non c'è. Vi devo dire che domani mattina pare che per la quarta volta dovrebbe arrivare nuovamente questo famoso collegato. Caro assessore Acquè, che quello che dicevi tu del presidente della regione che è intervenuto è una cosa molto importante, che un po' si discosta rispetto all'aspetto dell'alveo fluviale che deve essere bonificato. Per carità di Dio, è una cosa positivissima, però c'è un problema. Il problema è che domani mattina noi dovremmo avere per la quarta volta questo collegato. Ora lì io voglio arrivare, perché noi qualche settimana fa abbiamo fatto una dichiarazione a mezzo stampa, dopo tutte le volte le nostre dichiarazioni, perché ci sono almeno 7 emendamenti con diversa modalità. Uno che prevede l'intervento di 2.600.000 euro per la provincia di Agrigento per sopperire all'anno 2013 e quindi intervenire a favore degli agricoltori per non pagare il canone irriguo. Uno per cercare di dire che per quest'anno, il 2013, ovviamente è un anno che viene bypassato, e cercare di capire se si affronta il problema oppure no in questo anno dei consorzi di bonifica, perché di fatto così è. Quindi ci sono 6-7 emendamenti che hanno modalità diversa. Dopodiché però che cosa accade? Che se nel collegato, cara Margherita, eri là dentro, se nel collegato non c'è la volontà politica di portare, diciamo, in fase di collegato quella che è una scelta che il governo deve fare, perché se noi ovviamente privilegiamo alcuni settori e altri no, noi abbiamo detto una cosa importante: perché non puntare sull'agricoltura, che è il settore primario di questa terra? Per quale motivo? Cioè, noi quello che abbiamo detto è questo, quindi è una volontà politica del governo, perché l'amico assessore Edi Bandiera, alla quale mi associo pure io, se Margherita vuole proseguire con la mozione in aula, dico per poterlo fare, perché una volta l'abbiamo fatto per Armao e prima ancora che arrivasse Armao, diciamo, è stato abbastanza sensibile, quindi magari può essere pure Bandiera. Bandiera non è che può venire qua, anche se è un mio amico, e ci deve dire che la responsabilità è del consorzio di bonifica, perché lui lo sa
che il consorzio di bonifica è un ente di a titolo privato che non può intervenire e quindi non può sospendere le cartelle. È soltanto una volontà politica, e lo voglio dire anche se io faccio il deputato da pochi mesi, nel 2016 c'è stato, no caro Giovanni, c'è stato la volontà politica di sospendere per quell'anno le cartelle. Quindi non capisco per quale motivo l'assessore all'agricoltura, che ribadisco è un mio caro amico, però non si vuole prendere la responsabilità perché domani mattina si preoccupa della Corte dei Conti, forse dice bene, però in politica bisogna prendere le proprie scelte e le responsabilità. Quindi ci sono una serie di modalità che si possono prendere per cercare di avere un'attenzione verso questa provincia che purtroppo ha avuto l'alluvione nel periodo di novembre, che purtroppo non è possibile che gli agricoltori si ritrovano a pagare un aumento del canone irriguo con anni retroattivi, perché per esempio io incontro molti agricoltori e mi dicono: se io avessi saputo di pagare 23 centesimi l'acqua, possibilmente, siccome avevo a beverare un e terra con una poco d'ortaggi, picchino che fice tra melingiani, che non mi conveniva farlo. Se io l'avessi saputo non avrei fatto questa cosa, e non ci puoi dare torto. Poi c'è un'altra cosa: non è assolutamente vero che il governo regionale ha detto, perché ha fatto una campagna elettorale il governo regionale sulla riorganizzazione dei consorzi di bonifica, ma vi assicuro che noi dopo 14 mesi non abbiamo nulla, di nemmeno di uno straccio di disegno di legge che parli della organizzazione o riorganizzazione dei consorzi di bonifica, perché il consorzio di bonifica, amici miei, così per com'è, non va bene, non va assolutamente bene. Il consorzio di bonifica deve essere riorganizzato, al di là che ci sono per ora migliorie, però il consorzio di bonifica deve essere ripensato con i 5 bacini che riguardano la Sicilia. Il consorzio di bonifica deve essere rimmaginato in un altro modo, però ad oggi non c'è nessuna proposta di legge che riguarda la riorganizzazione del consorzio di bonifica. Quindi vi posso, come dire, su questo ve lo posso assicurare, perché se ci dovesse essere una cosa di questo tipo, io come commissione attività produttive lo dovrei avere. Quindi oggi siamo alla ennesima riunione. Ovviamente siamo all'ennesima riunione dove noi stiamo parlando della stessa problematica. C'è un rimbalzo importante. Il rimbalzo non è quello di scaricarsi le responsabilità. L'unica responsabilità è quella della politica, perché la politica può prendersi quella responsabilità, essendo un governo regionale con un assessore a capo, di poter intervenire sulla problematica. Quindi noi ci giriamo attorno, noi possiamo fare le nostre battaglie, e io la continuerò a fare la nostra battaglia, come sanno molti sindacati che noi abbiamo fatto le nostre battaglie sulle misure 4.1, 4.2, 6.2, abbiamo fatto le battaglie e io continuerò a farla. Però oggi vi posso dire che se non c'è la volontà politica di un governo regionale che intende intervenire verso un mondo importante che ha una che è primario, perché il settore è primario, che è quello dell'agricoltura, e quindi fa una scelta oculata con quello che è il budget dei soldi che si ritrova, noi possiamo ritrovarci sempre sulla stessa lunghezza d'onda di discussione, però poi alla fine non concretizziamo nulla. Noi speriamo che in questi giorni si possa realmente fare questo benedetto collegato, perché al di là del collegato, noi siamo lì a battagliare proprio per portare avanti i nostri emendamenti. Io su questo, come l'ho fatto in passato, lo continuerò a fare, perché per me è veramente importante e vitale essere presente verso questo mondo, perché non è soltanto un mondo da utilizzare soltanto per le campagne elettorali, ma è un mondo che invece deve essere coccolato, perché è quel mondo che ti porta avanti una regione. Grazie. Grazie a Michele Catanzaro. Una
una precisazione: il giorno, se abbiamo fortuna in questi pochi giorni di arrivare alla discussione del collegato, io credo che noi possiamo essere presenti a Palermo con una bella nutrita e molto corosa delegazione. La parola a Migliore, presidente della CIA delle province Agrigento e Caltanissetta. Buonasera a tutti. Effettivamente, in base a tutte queste vicende che sono state, non è facile affrontare questo problema, però penso che se siamo tutti insieme, tutti, quando si parla a tutti, anche i sindaci, come hanno fatto a Roma i pugliesi con i gibiletti gialli e arancioni, hanno vinto la battaglia, perché erano tutti insieme, principalmente anche i sindaci. Questo è un problema grave, è un problema che i produttori non possono essere aggravati di queste cose. Primo, non è ammissibile che si va 6 anni indietro, 5 anni indietro, un canone aumentato. Non esistono queste cose. Poi il consorzio è vero che è degli agricoltori, ma chi l'ha gestito il consorzio? Chi ha fatto questi debiti? Io dico che quando noi facciamo una società o abbiamo una famiglia siamo responsabili, ma la gestiamo noi. Non c'è un'altra persona che mi gestisce la mia famiglia. Allora io dico, noi a Nello Musumeci, all'assessore Bandiera, che lo dobbiamo incontrare imminente e subito, Nino, gli dobbiamo dire che noi dei debiti passati non ci interessa. Noi dobbiamo affrontare il problema dei consorzi ora. Primo punto, ci deve bloccare queste cartelle, perché l'agricoltore domani non si può avere bloccata la macchina che non può camminare più perché la Serti fa in questo modo, non può funzionare in questa maniera, mi dispiace. Facciamo tante le volte, è vero, le assemblee sono fatte tante, però oggi siamo arrivati al muro. O la affrontiamo con serietà e ci prendiamo gli impegni tutti insieme agli agricoltori, perché se noi andiamo da Nello Musumeci e gli facciamo le nostre proposte, Nino, gli dobbiamo dire che se non risolve il problema domani o la settimana prossima siamo con i produttori qui, tutti, come hanno fatto in Puglia con i trattori sono partiti, hanno vinto la battaglia. Perciò è giusto che si fa così, ci andiamo lì. Il problema, chi ce l'ha il passato lo risolve, e lui lo può risolvere. Lo possono risolvere. E poi noi dobbiamo partire alla gestione del consorzio, i produttori. Finiamola questa cosa passata, finiamola questa fantasia, che non esiste più. Non sono i tempi di queste cose, ragazzi. Abbiamo problemi ognuno di noi a gestire la nostra azienda, facciamo i conti millesimi, perché possibilmente non possiamo pagare il mutuo, non possiamo pagare la rata, non possiamo pagare l'IMO, non possiamo pagare l'acqua, non possiamo pagare il canone, è vero, perché l'agricoltore non ce la fa a sopportare tutte queste cose, perché noi facciamo parte sotto il cielo e non sappiamo cosa succede domani mattina, come è successo l'anno scorso col cracking di Accaricattì, Mazzarrone, Riesi, Butera, Mazzarino, Delia. Ci sono produttori che sono a KO e hanno ragione, perché chi ha fatto soltanto uva da tavola oggi in quel territorio si trovano problemi seri, perché non hanno soldi per affrontare la campagna 2019. A prescindere, non passiamo a questo campo, per cortesia, non passiamo a questa cosa, perché non solo facciamo questo, ma poi ci mangiamo il frumento o la farina asseccata o grano al canatale col crisofate, dove noi facciamo lotta integrata e ce l'abbiamo vietati queste cose, non tante cose, e loro ci fanno mangiare il frumento asseccato o crisofate. Non è ammissibile queste cose, ragazzi. Ora io non la voglio allungare tantissimo, onestamente, perché ci sarebbero tante cose da dire, però caro Nino, oggi, stasera, dobbiamo decidere insieme ai sindaci se condividono il nostro problema e i problemi degli agricoltori con Nello Musumeci. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto un documento come Agri Insieme, questo è molto importante, molto importante. Significa che siamo messi insieme ed è fondamentale, ma vogliamo anche il supporto dei sindaci.
di tutto il territorio, di tutto, perché il territorio è importante, i sindaci come hanno fatto in Puglia, che hanno vinto la battaglia. Grazie dell'ascolto. Grazie a Migliore. La parola al signor De Vita della Confagricoltura. Io desidero anzitutto ringraziare i deputati, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali presenti questa sera, e mi dispiace per gli assenti che non hanno ritenuto opportuno, dopo aver dato assicurazione della loro presenza, di non essere presenti. Porto il saluto del presidente e del direttore di Confagricoltura, avvocato Rosario Marchese Ragona e Alessandro Vita, che per impegni improvvisi non sono presenti a questo incontro voluto da tutte le organizzazioni agricole, eccetto la Coltivatori Diretti, compreso i gruppi spontanei. Gli agricoltori si avvicinano, una parentesi, ai gruppi spontanei perché ritengono che i sindacati non hanno dato risposte alle loro esigenze, e hanno perfettamente ragione, però i sindacati si sono impegnati, la politica non ci ha dato le risposte che noi abbiamo richiesto. La situazione dei consorzi di bonifica è una situazione complessa, una situazione che va affrontata con un senso di responsabilità e con provvedimenti immediati e con iniziative che permettano di poter discutere sulle prospettive del consorzio di bonifica. Mi spiego meglio. Bisogna che evidentemente la politica trovi i 110-120 milioni necessari per azzerare i debiti. Debiti che sono stati fatti dalla regione siciliana tramite i commissari che hanno gestito i consorzi di bonifica, che certamente non sono stati gestiti dai produttori. I consorzi di bonifica oggi i problemi si risolvono solo con la gestione diretta dei consorziati. I consorziati possono dirigere e amministrare i consorzi senza i debiti, perché con i debiti che ci sono evidentemente l'agricoltore non è nelle condizioni di poter gestire il consorzio di bonifica, i consorzi di bonifica. E in ultimo, e concludo, perché chi mi ha preceduto ha sviscerato i problemi, ha sviscerato quelle che sono le necessità e le urgenze del settore, io desidero fare soltanto una riflessione ad alta voce. Oggi ci viene chiesto di pagare l'acqua a 23 centesimi, ci viene chiesto di pagare il beneficio irriguo da 20 a 85 euro. Bene, io mi pongo una domanda. Il consorzio di bonifica Agrigento Re, che è quello che a noi interessa, quanto costa a livello provinciale il costo? E ve lo dico io, sono circa 16 milioni di euro. Di questi 16 milioni di euro, 4 milioni circa li pagano gli agricoltori, la differenza l'ha messo la Regione. Oggi la Regione dice, signori miei, arrangiatevi, benissimo, però io vi pongo e mi pongo una domanda, se la Regione non contribuisce, non ci viene incontro, non ci aiuta, tenete presente che il costo dell'acqua se ne andrà a 70, 80 centesimi, queste sono le realtà, queste sono realtà con i numeri, signori miei, realtà con i numeri. Signori miei, esattamente, sono realtà con i numeri, per cui su tutta questa problematica si deve aprire un ampio dibattito e confidiamo con l'aiuto dei sindaci e della politica, dei deputati, che finalmente a livello regionale si possa affrontare il problema dalla radice, nell'interesse di un settore che è trainante per l'economia della nostra provincia della Sicilia. Grazie. Bene, la parola a Nino Ciaccio. 3 minuti, Nino. Il consorzio di bonifica nella sostanza deve essere nostro, finora è stato formalmente nostro. Da questa battaglia dobbiamo iniziare a invertire la rotta. L'acqua la hanno a dare, vorrei usare un termine forte, l'acqua è nostra, non è del consorzio di bonifica in sé per sé, nemmeno di chi ha gestito il consorzio di bonifica. Nino. Buonasera a tutti.
dopo 10 anni siamo di nuovo qua a parlare dell'acqua. L'onorevole Ruvolo parlava, diceva proprio questo. Dice tanto tempo, tante discussioni e siamo sempre qua a punta da capo. Ora, io quello che voglio capire, la regione che cosa fa? Cioè invece di governare, a che cosa pensa? Io sono uno provocatorio, ho sempre provocato a tutti. Io voglio capire, l'assessore è venuto qua, l'assessore di Bandiera. Invece pensavo che nell'occasione che era nel convegno che ha organizzato Nino, se ne porterà qualche bella notizia. Disse, può essere che ci misi soldi. Invece che cosa esce? Quando finisce l'assemblea se ne va, va a fare l'intervista sul Risaluto, dove dice che gli agricoltori devono pagare. Tanto c'è Marco Cappigliazzo che paga, tanto gli agricoltori sono quelli che pagano tutto. Cioè, se ne esce così, il consorzio degli agricoltori, dice devono pagare gli agricoltori, il consorzio degli agricoltori, e chi l'amministra? Chi l'amministra il consorzio? Io vorrei capire chi l'amministra. Allora, per la formazione trovano i soldi, per le forestali trovano i soldi, per gli LSU trovano i soldi, per le cose inutili che ci sono trovano i soldi, per l'agricoltura non trovano i soldi. Allora che significa? Vogliono fare morire l'agricoltura. E pensate che noi stiamo a guardare? Pensate che noi stiamo a guardare? Il minimo che si può fare, onorevole Ruvolo, onorevole Catanzaro, chiedete le dimissioni di tutto il governo musumeci, se ne devono andare a casa. E chi ci va se non amministra bene? Li dobbiamo mettere a lapidarli, non me ne frega niente, noi non ci stiamo più in queste condizioni. Parlavamo prima del governo Crocetta, ci ha messo in difficoltà enormi. Io ho fatto le lotte prima di Crocetta, c'era un altro governo, mi sono messo in una condizione pure di attrito con Cimino, e tutti l'agricoltura l'hanno abbandonata, ma questi governatori che cosa ci stanno a fare? E allora io prego a tutti gli agricoltori di essere uniti e lottare contro tutti. Allora le colpe sicuramente non sono degli agricoltori, questo è scontato. Devono esaminare le colpe di chi sono, della politica e anche dei sindacati. In passato i sindacati ci hanno abbandonati, ci hanno abbandonati. I sindacati si devono assumere la loro colpa. Oggi sono qua per discutere del problema dell'acqua. Che ben vengano. Mi hanno invitato diverse volte per fare la lotta unitaria. Io rappresento il CSA, i comitati spontanei di Sciacca. Io ho partecipato, però le lotte vanno fatte insieme, le decisioni vanno prese insieme e affrontate. Oggi mi fa piacere se i sindacati affrontano la lotta. Allora io avevo fatto una proposta. Nel consorzio si dice che ci sono stati degli errori ad amministrarlo. Sto finendo. Ad amministrarlo. Se c'è qualcuno. Mimmo, calma, non ti preoccupare. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, allora, ascoltate, se c'è qualcuno che ha sbagliato, perché non vanno questi signori denunciati? Io avevo proposto di mettere un legale per fare le inchieste, per fare l'indagine sul consorzio e andare a fare pagare chi ha sbagliato, le colpe devono essere pagate. Quindi, ma qua i sindacati, in questo caso io già ho avuto un diversivo di lotta, perché loro parlano con la politica, io vado su sodo, andiamo a trovare il legale e vediamo chi ha sbagliato nel consorzio. Chi ha sbagliato paga. Come fanno ad assumere queste persone? Come fanno ad assumere le persone dipendenti a novembre? Come fanno a fine campagna irrigua? Ma stiamo scherzando? Tutto alle nostre spalle, è sbagliato questo modo di ragionare. E in prima fila devono essere i sindacati a difenderci. E poi la politica che ci amministra. Si devono prendere le responsabilità i sindaci. Gli amministratori locali devono essere presenti con noi a difendere questa situazione. Perché l'agricoltura non deve morire.
non deve morire l'agricoltura. Vabbè. E allora, grazie, grazie a Nino. Noi abbiamo detto, l'ultima cosa, abbiamo detto facciamo i ricorsi. I ricorsi, qualcuno ha detto no, no, i ricorsi no perché non si vincono. Un'altra cosa, noi diciamo di non pagare agli agricoltori, qualcuno dice di pagare. Allora, non si deve pagare, non si deve pagare. E vediamo che cosa fanno, fa il consorzio, se siamo tutti uniti a non pagare. Qualcuno dice di pagare, anche le somme piccole pagarle, non sono d'accordo. Noi non dobbiamo pagare e vediamo che cosa fa il consorzio. Va bene, e allora, Nino Ciaccio, nel merito ha pienamente ragione e io l'ho sempre detto ripetutamente, su alcune diciamo situazioni così, i sindacati o non sindacati, io quando parlo con le persone più o meno alte di me o più grosse di me, li guardo sempre in faccia perché sono trasparente nel mio operato, nel mio modo di essere in maniera naturale e in maniera propositiva. Io ho fatto sempre sindacato e l'ho sempre fatto con amore, convinzione e sempre sul fronte, quindi questa discussione con mia un rasero. Ho sempre cercato di lottare e di convincere che l'unione e l'unità del mondo agricolo e degli agricoltori ci può fare vincere, però io che cerco di dirigere e di governare il mondo agricolo o una buona parte di mondo agricolo non li posso, diciamo così, portare all'avventura sulle incertezze, perché non voglio nemmeno entrare sul fatto dei ricorsi perché non erano, mi spiegavano l'avvocato, atti interruttivi per cui c'era l'obbligo contemporaneamente di pagare, c'erano dei costi da 100 a 150 euro, chi diceva che si pigliava pure anche l'8 e il 10%, c'è una situazione, diciamo così, variegata, che non si può fare di tutta l'erba un fascio. Detto questo, Nino, tu lo sai, io ho sempre detto l'unità è quella che ci può fare vincere in questa battaglia. Abbiamo ragione da vendere, ci diciamo queste cose per come ce le stiamo dette, a privatamente, diciamo nelle riunioni più o meno ufficiali, anche in questa occasione a me non spaventa l'accoramento nel dire determinate cose, eccetera, perché il merito è questo, Michele, Margherita, veramente c'è una situazione assurda, è un torto sfacciato, è quasi un atteggiamento di malandrinaria da parte del governo regionale o di tutte quelle che si sono succedute dal 95 ad oggi. Io non entro nei dettagli, io ho studiato tutta la legge 45, tutta la normativa che dal 95 porta al 97 per hanno creato quel mostro, tutta l'ultima disposizione dei due accorpamenti dei consorzi di bonifica. Se tu entri, va bene, la competenza è sempre degli ex 11 consorzi di bonifica, non c'è un consorzio orientale o occidentale che affronta tutti questi temi, chiaro? E allora, noi verso la politica e chi ci amministra dobbiamo essere sensate, ragionate e determinate. A Michele io poco fa ho detto una cosa, fateci sapere, perché è questione di qualche giorno, fateci sapere quando ci sarà la discussione sul collegato o non ci sarà, e noi verremo a Palermo in maniera garbata, democratica, educata e determinante, perché chi è educato non è che significa che è fissa, stiamo attento, ma stabilisce determinate regole. Io sono per questo. La parola a Gaspare Ciaccio. Io non dirò quello che è stato già detto, però sono d'accordo andare sulla linea morbida, perché noi non possiamo dire non pagate, non lo possiamo dire noi, ognuno è libero, no, noi non lo possiamo dire a nessuno non pagate, poi chi lo vuole pagare paga, chi non vuole pagare non paga. Io quello che voglio dire è, non è che gli agricoltori non vogliono pagare, non possono pagare, che è una cosa differente, cioè non vogliono e non possono perché in tasca non ce n'è più soldi per pagare. Però io vorrei che da questa sera usciremmo con un comunicato unitario rispetto a quello che è stato detto nei mesi passati, perché noi abbiamo detto sempre il consorzio è nostro, sì,
Non dobbiamo parlare però del consorzio dei 100 milioni, quelli che sono 117 che si sono fatti dei debiti. Noi dobbiamo parlare del milione di euro. Ringraziamo l'onorevole Michele Catanzaro perché ci ha seguito in questi ultimi tempi, nonostante non abbiamo concluso niente. La verità è. E niente si concluderà. E niente si concluderà. Da rivoluzionario ha sfiduciato. Io no. Io sì. Io no invece. Io invece continuo nella battaglia. Perché anche i produttori, i coltivatori di rete, siamo tutti sfiduciati verso tutto e tutti. Qui se non siamo un solo spiegare a me che ho buona parte di conosco. Quindi... E allora, io quello voglio dire è questo qua. Cioè noi non siamo né contro il consorzio né contro ogni qualsiasi iniziativa che possa venire unitaria. Mi dispiace che Nino abbia detto i sindacati. Quali sindacati sono che hanno permesso quello che lui pensa? Tutti? Quale? 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 Quale sono? E se il sindacato non ce n'è qua, che facciamo? Qualcuno che non c'è? Quelli che ci sono. Non rappresenta. Rappresentativi. A livello regionale tutti siamo rappresentativi. Però bisogna fare nome e cognome per poter andare avanti. Sì, nome e cognome, sì, perché chi ha paura di quello che si dice? Nessuno ha paura. Meno io, parte mia, non ho mai, nelle diverse veste che ho avuto, sia a livello regionale che provinciale, mai barattato niente con nessuno. E qui lo posso dire apertamente. Quindi se c'è qualcuno che ha barattato, facciamo nome e cognome. Non c'è paura di... Credo che Paolo sia di questo parere, che Nino sia di questo parere, che il dottore Di Vito sia di questo parere pure, il presidente provinciale sia di questo parere pure. Quindi, cioè, vediamo di buttare acqua su tutto il sindacato o benzina, quello che sia, fuoco, questo non lo permetteremo mai, perché mai è successo. Se è successo a qualche sindacato si assumono le proprie responsabilità. Però io ritornerei sul punto, quello che noi ogni anno abbiamo ottenuto, questi poveri sindacati, non le organizzazioni sindacali, questi poveri sindacati che qua sono attorno a questo tavolo, abbiamo ottenuto che cosa? Abbiamo ottenuto quello che era importante, il milione di euro, che quest'anno non si può ottenere. La colpa di chi è? Della politica. Noi abbiamo invitato tutti i politici, maggioranza e opposizione, perché Michele Catanzaro ci diceva noi siamo all'opposizione e quindi non possiamo intervenire nella maggioranza. Bene, abbiamo invitato la maggioranza non c'è. Però io vorrei che questa sera usciremo con una mozione d'ordine che possa affiancare la riunione che ci sarà a presto con il presidente Musumeci e l'assessore Bandiera. Questo ci tenevo io a dirlo perché a livello provinciale, a livello regionale saremo presenti. Saremo presenti con trasparenza, quello che ci ha contraddistinto sempre. E quindi... In base, chi è che parla? No, io per sentire. E quindi dovremmo uscire, lo ripeto, con un ordine del giorno, con una mozione, vediamo quello che si decide, perché abbiamo tutti d'accordo, i sindaci della zona sono d'accordo, però la questione qual è? Che noi siamo arrivati al 16 di aprile e ancora il consorzio non ci ha dato nessuna risposta, perché dalla regione non ha avuto nessuna risposta. Questa è la realtà. Quindi noi possiamo girare attorno a tutte le iniziative che vogliamo, però la realtà è una, che oggi non c'è niente. Questa è la realtà cruda e nuda, però vera. Se poi veniamo qua per prenderci l'applauso, lo possiamo pure dire, non pagate. Ed è facile dirlo, però dobbiamo dirci le cose per come sono.
dobbiamo dirci che ad oggi non è stato concluso niente, nonostante le pressioni, le riunioni si sono fatte, l'accordo dei sindaci, l'accordo dell'organizzazione sindacale, no? L'accordo di tutti, però ad oggi non c'è niente. E quindi noi siamo qui per ora per cercare di avere più forza possibile per andare avanti nell'incontro che ci sarà fra qualche settimana, spero io, con il Presidente Musumeci, per riportare quelle che sono le vostre esigenze, le nostre esigenze, perché chi vi parla è interessato doppiamente, e quindi è inutile che scaricano solo il consorzio sulla bonifica, cioè non scaricano l'aumento del canone irriguo sul consorzio di bonifica, sulla bonifica, non il consorzio di bonifica. Però è pur vero che, come dicevano poco fa qualcuno in sala, che le altre organizzazioni, le altre province non prestano per come stiamo prestando noi, perché è l'unico consorzio che paga. E l'uno, mi pare strano, ma è così. È l'unico bacino che, dove le entrate sono superiori rispetto a quello che sono gli impiegati. È l'unico bacino che si contraddistingue per questo. Quindi le entrate ci sono, bisogna andare di pari passo con le minuterie che ci offriranno la Regione, spero, e cercare di fare una mozione d'ordine di questa sera, Nino e Paolo, dottor De Vita, Presidente Provinciale, lo firmeremo tutti per cercare di andare all'incontro con più forza possibile, con i sindaci. Dobbiamo arrivare al sodo, cioè è inutile che riuniamo, facciamo assemblee per dirci che cosa addosso, sempre le stesse cose, e non può essere questo qua, non può essere. Cioè al giro di qualche mese siamo di nuovo qua per dirci che cosa, che non abbiamo ottenuto niente. Che la finanziaria si ha la colpa di Bernardino, perché andrà a finire così. Il governo troverà la mano e restituirà la colpa dei sindacati che non fanno. La colpa dei sindacati che non fanno niente. Quale sindacato? Quindi io concludo dicendo questo qua, che fiducia. Vabbè, dobbiamo cercare di arrivare, lo ripeto, ad una mozione d'ordine questa sera, caro Nino, che ci rafforzi, diciamo, nella nostra proposta e nella proposta, come dicevi poco fa, non so, lo dicevi tu o Paolo, che nell'incontro che faremo con il Presidente Musumeci e l'assessore Bandiera ci sia una forte delegazione, staremo là tutti assieme per cercare di risolvere appieno il problema. Grazie. Bene, la parola a Paolo Mandracchia. Come sì, se ne mente sei mette. Vogliamo sapere il prezzo dell'acqua quest'anno. Esatto, hai ragione. Abbiamo già chiesto e possibilmente non si deve firmare il contratto in cui l'agricoltore si impegna. Allora, Gasper Ciaccio diceva una cosa importante, però noi dobbiamo tenere presente una cosa, che Agrinsieme già ha consegnato ufficialmente all'assessore e al presidente Musumeci quelle che sono le rivendicazioni sintetizzate nel foglio che era nelle sedi, quindi noi non volemo pagare, volemo capire come sono le cose, abolire l'articolo 47 e quant'altro, lo ribadiamo e diamo forza a questo ragionamento. Alla fine possiamo dire che il risultato che abbiamo ottenuto è l'ennesima guerra tra poveri. Nel 2016 dentro questa stessa sala, deputazione presente, solo Margherita Roccatur, Michele è subentrata in questa, Michele Catanzaro, in questa legislatura, ci fu un'aggressione verbale feroce, non come quella di questa sera, molto più feroce, con indiziato numero uno il sindacato. Quindi alla fine noi ci ritroviamo con i produttori che dicono che il sindacato non ha fatto nulla. Il sindacato non gestisce il consorzio di bonifica, il sindacato non ha valutato le leggi regionali, il sindacato tenta di dare un servizio agli iscritti che sono in regola. E si ricorderà l'onorevole La Roccaruvolo che in quell'occasione il governo Crocetta, i deputati presenti di tutti i colori politici, riuscimmo ad ottenere i famosi 3 milioni che poi purtroppo si persero un po' per strada, che vennero utilizzate anche per pagare le risorse umane all'interno del consorzio del 103, e alla fine
quell'850.000 euro, se adesso non ricordo male, servì per non aumentare di ulteriore 4 centesimi, cioè da 19 a 23, l'anno 2016. Se voi lo dimenticate, io colpa non ne ho, ma questo piccolo, piccolissimo risultato, la deputazione del tempo e le quelle stesse facce che vedete stasera, non è che siamo cambiati. Noi il sindacato lo facciamo 365 giorni l'anno, non siamo sindacalisti occasionalmente. E allora come non devono essere occasionalmente i deputati, i sindaci, si ci mette la faccia tutto l'anno? Non è un'autodifesa, perché il sottoscritto, unitamente ai colleghi, riteniamo di non avere nulla di cui vergognarsi. Certo, nella vita si fanno errori, si fanno scelte, si può anche sbagliare. Un conto è il dolo, quindi compartecipare in quella gestione che noi non condividiamo, e un conto è non essere riusciti a dare il 100% nel risultato alla collettività. Chiusa questa parentesi, è dal 2008, quindi sono 11 anni, che viviamo questo dramma. Fino al 2011 siamo riusciti a fare qualcosa, perché i governi forse avevano più spazio di manovra, riuscivano a mettere i soldi, perché la politica ascoltava con due orecchie piuttosto che con una sola. Adesso i problemi stanno diventando tanti, e a parte il 2016 noi abbiamo già avuto notificato, oltre che al 2013, il 2014, ma gli altri anni sono tutti uno dietro l'altro. Adesso diventerà difficile ottenere il risultato e poterli pagare nello stesso tempo, perché non vi spiego niente, voi sapete meglio di me che la sommatoria di tutte queste annualità pregresse porterà un aumento dei costi. Cioè, noi siamo una campagna e mezza da pagare senza che ancora abbiamo irrigato, perché si tratta di questi numeri. Poi sul beneficio irriguo vorremmo capire qual è la differenza tra Sciacca e Castelvetrano, perché Sciacca e il comprensorio sono 85 euro e Castelvetrano è 40. Perché figli di un Dio minore? Siamo la stessa agricoltura, abbiamo la necessità di un consorzio. Qua il problema non è non vogliamo il consorzio, noi non vogliamo il consorzio politicizzato, perché i commissari dei consorzi vengono sostituiti sistematicamente ogni 6 mesi, ogni 8 mesi, quindi noi ci incontriamo, parliamo, valutiamo, programmiamo l'incontro successivo. Dopo 2 incontri la persona con la quale abbiamo cercato di programmare non la troviamo più. La stessa cosa vale per gli assessori. Nel governo Crocetta gli assessori erano stagionali, ogni 4 mesi ne cambiava uno, quindi le nostre interlocuzioni venivano vanificate perché chi arrivava giustamente aveva la necessità di prendere contezza e visione della problematica. Io non voglio ripetere tutto quello che si è detto, ai deputati presenti voglio fare una richiesta, che non è la mia richiesta, è la richiesta delle organizzazioni, qua nessuno parla a titolo personale. Vi chiediamo di prendere, perché il bilancio che fanno vedere a noi, che non approviamo, il bilancio che fanno vedere a noi è solo un bilancio di entrate e uscite. Noi vogliamo capire una volta e per sempre quanti sono i costi relativi alla distribuzione di ogni singolo comprensorio irriguo. Noi vogliamo sapere quante risorse umane vengono utilizzate, quanti costi di riparazione ci sono e quanto incasso c'è. Perché noi siamo passati da una situazione dignitosa, consorzio Basso Belice Carboi, dove l'areale pagava, c'erano servizi, c'erano le riparazioni, si è allargato ad Agrigento 3, incominciano i problemi. Adesso con 2 soli consorzi in tutta la regione non è possibile che chi irriga deve pagare le spese di tutti. Non è possibile che in alcuni consorzi non vengono manco emessi i ruoli. Non è possibile che nella zona del Catanese l'acqua è free, aperta a tutti, e mentre da noi c'è il problema dei contatori, del monitoraggio, degli acquaioli che vengono a controllare, della turnazione, dei metri cubi per ettaro dove non ci sono i contatori. Questo areale è tartassato. Noi dal 2016 a oggi abbiamo avuto 3 eventi calamitosi gravissimi. Il consorzio, lo voglio ripetere anche stasera, non può essere il 4º evento calamitoso per gli agricoltori. Perché con queste gestioni diventa una calamità, un'ulteriore calamità. E poi l'ultima cosa per chiudere, perché ormai è tardissimo. Il consorzi sono stati, faccio una precisazione, di una certa politica, perché non è mai corretto attribuire a tutti la stessa responsabilità. Una certa politica ha usato i consorzi, ne ha fatti, ne ha disfatti, ha nominato, ha revocato, ha inserito, ha assunto, e adesso il conto in teoria
deve essere pagato da chi a quel tavolo non ha mangiato? Se io non ho partecipato alla mensa non posso essere chiamato a pagare il conto. E allora se noi la smettiamo, fra l'altro, pure di pensare che io ho colpa, lui ha colpa, gli spontanei, i naturali, i comitati, è una guerra che non porta nessun risultato. Noi non abbiamo la verità, non siamo detentori delle certezze, assolutamente, abbiamo tanti dubbi, sicuramente abbiamo bisogno di ulteriori stimoli, però ripeto, 365 giorni l'anno, e quando tu nell'attività che fai, qualsiasi essa sia, ci metti passione e impegno 365 giorni l'anno, puoi andare di fronte a chiunque, non ne arrossirai mai. Questo ripreso dal discorso che diceva lei, onorevole La Roccaruvolo. Noi abbiamo bisogno del consorzio. Senza il consorzio non ci sarà l'agricoltura che oggi c'è. Al Vinitaly sono state premiate le eccellenze del territorio, sia per quanto riguarda il settore del vino che per quanto riguarda il settore dell'olio. In alcuni territori senza il consorzio, la doppia Ribarella non esisterebbe, Giovanni Caruana, mi pare che sia. Allora, non è una guerra al consorzio. Noi vogliamo un consorzio più snello, più efficiente e soprattutto una cosa importante, che venga applicata una legge di 27 anni fa, la legge 45, che diceva che dopo 180 giorni, dopo i piani di classifica, doveva essere attribuita alla democrazia, quindi ai consorzi. Ma i debiti, non lo abbiamo ripetuto, i debiti non possono essere, non può essere donato il consorzio ai consorziati con tutti i debiti. Noi vogliamo un consorzio che sia ripulito da quelli che sono stati i desideri di una certa politica, e poi gli agricoltori saranno in grado di gestirsi il consorzio. Grazie. Bene. E allora io credo che si possa concludere qua. Colgo positivamente la sollecitazione di Gaspare Ciaccio di fare una nota, se delegate di preparare questa entro domani, anche perché dobbiamo avere un confronto anche con le organizzazioni Agriinsieme a livello provinciale, senza escludere nessuno, con l'UCI, con la Feder Agri, eccetera. Quindi fare un punto della situazione, perché il senso nostro era quello di dare forza alla richiesta del tavolo tecnico e dell'incontro a livello regionale, che è già da 8 giorni che è stato chiesto. Anche perché abbiamo fatto un ragionamento, Pasqua, e purtroppo dobbiamo fare i conti anche con questo, capaci che allungano i tempi in maniera eccessiva, e quindi noi vogliamo essere pronti e decisi nel fare queste cose. Quindi questo serve per dare una ulteriore, diciamo, vigore alla battaglia che noi facciamo. Dopodiché voi ci dovete fare sapere quando i collegati vengono discussi, o se non vengono discussi, perché è l'ultima discussione che si fa, perché noi verremo tutti a Palermo la mattina presto e poi vedremo quando andiamo bene. Intanto la mattina presto, questo è quello che penso io.